Dicevo, quando ti serve un motor taxi non ce n'è mai uno. Quando invece non ti serve ti assalgono, cazzo, manco fossi l'unico turista rimasto a Bangkok. Alt, io sono Claudio, il creatore di MyMuayThai.it, il sito sulla Muay Thai più letto in Italia. Sono un fighter ed un gladiatore e da quando ho messo piede sul web ho sempre cercato di divulgare al meglio la mia grande passione per la Muay Thai e la Thailandia. Su questo canale YouTube troverai dei video per migliorare e capire meglio la Muay Thai e il suo paese nativo. Quindi se non vuoi perdere nessuno di questi contenuti, ricordati di iscriverti ed attivare la campanella. Buona visione! No, no, è incredibile. Allora, che cosa facciamo oggi? Oggi passiamo tutta la giornata a Chinatown. Siamo la giornata a Chinatown perché adesso vi porto prima a vedere un posto che nessuno di voi, sono sicuro, ha mai visto, anche se è venuto mille volte in città a Bangkok. Un tempio un po' particolare. E poi torno in albergo, devo lavorare su questo video. Una bara onda di moto, ma neanche un motor taxi. Motor taxi! Se n'è andato. Non si vogliono fermare oggi, è assurdo. Dato che non si fermano sti motor taxi, ho deciso che mi lancio sul primo autobus di linea che passa verso la direzione in cui devo andare. Poi dove arriverò, quando mi sono perso tanto, ho sempre trovato cose interessanti da vedere. Forse non ce n'è bisogno, ragazzi. Salve, sì, salve. Sono di capo. Ah no, io non ho motor taxi. No, mi han fottuto il taxi, cazzo. No. Bene, ragazzi, vuol dire che camminare senza trovare un motor taxi è servito a qualcosa. Adesso vado a riempire la pancia. Queste sono il tipo di vie che piacciono a me. Mamma mia! Eh sì, era un topo, ragazzi. Sai che mi sono suicidato perché gli ho chiesto di farlo midnight, quindi poco poco spicy. Vediamo. Guardate, guardatela che cucina. Eccola qua, ora l'assaggio e vi dico. Ragazzi, intanto vi faccio vedere cosa c'è dentro. Abbiamo sanguinaccio, questo che è tipo il tentacolo di un polipetto, sembra cotenna, polpetto di maiale, tofu fritto, spinaci e noodles. Mamma mia, ragazzi, non potete capire che buono. E questo è il tempio in cui volevo portarmi stamattina, il luogo di cui vi parlavo questa mattina e che vi dicevo che in pochi di voi avranno visto, anche se sono già venuti a Bangkok. Vi spiego dopo che cos'è, perché c'è troppo casino, quindi andiamo a fare un giro di questo tempio. Guardate che contrasto, ragazzi, tra la pulizia di questo tempio, l'ordine di questo tempio, con le vecchie case al di fuori delle mura.
sia una bandana, perché per entrare in questo tempio bisogna coprirsi il capo, bisogna coprirsi il capo e tirare via le scarpe. Che cos'è? Questo è un tempio Sikh. Che cos'è il Sikhismo? Il Sikhismo è una religione indiana. Non l'ho mai sentita prima d'ora, l'ho scoperto poco fa entrando qua dentro. E da quello che ho capito, questo è uno dei tempi più grossi in assoluto al di fuori dell'India. Si trova nel pieno centro della Chinatown di Bangkok. Per questo dico che molti di voi probabilmente non l'hanno mai visto, nonostante siano venuti tante altre volte a Bangkok. Basta, ora basta chiacchiere, finiamo di vedere questa struttura templare. Ora non è stata un'impresa trovare il motor taxi, ragazzi. Prima di spegnere questo video, ricordati che se non vuoi perdere altri video come questi o dei nuovi video allenamenti o nuovi contenuti che pubblicherò, devi iscriverti al canale e attivare la campanella. E ricordati di seguirmi anche su tutti gli altri miei canali e piattaforme. Un abbraccio e buon allenamento!